Ciao bambini, come state? Oggi ho scelto un libro che veramente mi è piaciuto moltissimo, l'ho preso in biblioteca e il protagonista è un lupo e quindi questo racconto lo dedico a Lorenzo M perché so che a noi due piacciono moltissimi i lupi. A chi altri piacciono i lupi? Alzi la mano. Benissimo, pronti con la filastrocca? Dall'alto più alto e da molto lontano le storie passano di mano in mano. Ora sta attento, han scelto te. Si posano ai piedi come se fossi un re. E se tu sei pronto e le vuoi ascoltare, ti svelo il segreto per farle volare. Pizzica il naso e il cuore sfiora, se soffia la porta, la storia vola. Ora osservate bene la copertina e ascoltate, ci sarà da ridere. Guardate qua, al lupo, c'è un lupo tutto vestito elegantemente, con questo vestito si chiama frac, credo, con le code di rondine alla fine. Le posate, pronto a mangiarsi un bambino. Peccato che ci hanno messo l'adesivo della biblioteca. Va bene, andiamo avanti. Al lupo, lo scrittore che è uno scrittore che fa spesso libri divertenti, ricordatelo, è Tony Ross. Io di solito quando trovo un libro che mi piace, guardo bene chi è lo scrittore, così poi cerco i libri dello stesso scrittore, perché penso che mi potranno piacere altrettanto. Eccolo qua. Al lupo, c'era un bambino che viveva da questa parte delle montagne. Il bambino si chiamava Luigi. Un Dall'altra parte delle montagne viveva un lupo, il quale conduceva una vita di un lusso incredibile. Nessuno sapeva quale fosse il suo vero nome. Guardate, ha addirittura un servitore topino che gli porta un gelato questo si chiama chocolate flake, bastoncino di cioccolato. E mette i piedi invece che su un puffo su una povera tartaruga, eh? Lusso incredibile veramente con tutti questi servitori, accidenti. Il lupo era un tipo molto distinto ed elegante. Beh, per essere un lupo si intende. A volte indossava il suo abito da sera. Che eleganza. Guardate cos'ha nella valigetta del lavoro. Le posate. Quindi indossava il suo abito da sera e attraversava le montagne per andare a cena. Quello che gli piaceva mangiare era soprattutto la gente. Eh sì, guardate, poveraccio, questo contadino sta scappando a gambe levate. E così, da questa parte delle montagne, tutti avevano paura del lupo. Allora Luigi, mamma mia, guardate il tavolo del picnic, cosa c'è? Li riconoscete? Sono proprio i vestiti del contadino. Oh oh. Ed ecco Luigi che arriva là in fondo. Luigi, quando non aveva voglia di fare qualcosa, ad esempio il bagno, cominciava a gridare: "Al lupo! Al lupo!" Anche se in giro non c'era neanche l'ombra del lupo. E siccome la gente aveva paura, guardate, la mamma molla tutte le cose per lavarle e scappa via. Siccome la gente aveva paura, Luigi veniva lasciato in pace e poteva fare tutto quello che voleva. Una volta alla settimana Luigi andava a lezione di violino. Fare gli esercizi non gli piaceva molto. Questo è Luigi che cerca di fare gli esercizi di violino, eh? E allora gridava: "Al lupo!" Anche se del lupo non c'era neanche l'ombra. Tutti quanti scappavano e Luigi poteva suonare quello che gli pareva. Guardate, insieme sempre a dei topini, che uno suona un cucchiaino e gli altri ballano. Che bello, questo se ne sta seduto ad aspettare che qualcuno lo inviti a ballare. Questi cosa sono? Mamma mia, aspettate che metto a fuoco. Ah, due ragnetti, direi, che ballano anche loro, carino. Mi piacciono questi particolari nei disegni. C'è qualcuno di voi, che fa molti bellissimi particolari nei disegni? Mi piace un sacco. Qualche volta gridava: "Al lupo!" Così, tanto per divertirsi. Intanto fa spaventare moltissimo tutti. Ma un bel giorno, mentre Luigi se ne andava a spasso con la bici, il lupo saltò fuori da dietro una roccia. Mamma mia! Guardate che paura ha! È terrorizzato! Vedete, spalanca la bocca, gli occhi anche. Spalancati, tutto con le guance rosse.
gridò Luigi e poi si mise a correre verso il villaggio, gridando sempre «Al lupo! Al lupo!». Ma la nonna non gli credette. «Fai sempre le stesse scene e smettila una buona volta!», gli disse. Tanto osserviamo sempre il particolare del topino che si prova delle grandissime mutande. Insomma, la nonna non ci crede, ha sempre detto «Al lupo, al lupo!». Gridava Luigi, ma nessuno lo ascoltava. Questo signore che prima si era spaventato, adesso gli dava una bastonata in testa. Smettila di prenderci in giro. Aiuto! Salvatemi! Il lupo! Gridava il poveretto. Ma tutti ridevano. Oh, tu ci prendi sempre in giro, dicevano i grandi. Ma non ci casca più nessuno. Ormai il lupo aveva catturato Luigi. Eccolo lì sotto il suo piede, con sale e pepe, vedete, pronti. Ma i grandi dicevano con aria severa, così impari a dire le bugie. Sentendo dire queste cose, il lupo ebbe un'idea. Decise di lasciare in pace Luigi e di mangiare tutte le persone adulte. Oh mamma, guardatelo qua, con tutti i vestiti, le scarpe delle persone adulte che si è mangiato. Sempre elegantissimo, anche la, vedete, la bicicletta un po' strana di quel signore. E qua i topini cosa fanno? Con la pipa, il tamburo, gli occhiali. Quindi decise di mangiare tutte le persone adulte e quando ebbe finito ebbe un'altra idea e si mangiò Luigi per dessert. Che ci volete fare? Così è la vita. Allora, che ne dite? Vi è piaciuto o siete rimasti mali perché anche Luigi ha fatto una brutta fine? Dai, questa storia mi ha fatto molto ridere. Mi raccomando, non gridate al lupo quando il lupo non c'è. Non fate falsi allarmi. Ciao a tutti, fatemi sapere cosa ne pensate.